Danilo Ricci, general manager di Tarros, ma cosa dire di Tarros? Potrei dire soltanto due parole: ultracentenaria compagnia di navigazione. Stavo per dire Ricci, che ha quasi inventato il trasporto contenitori, perché siete ormai, avete fatto di tutto. Dottor Ricci, mi conforti. In questo periodo qualcuno afferma che il settore TEU è per ora quello che forse regge meglio a questa bufera che ci è capitata fra capo e collo. Cosa dice? Come andate voi come Tarros? Beh, come Tarros dipende. Intanto, se però mi permette, la correggo, perché posso dire che nel Mediterraneo l'abbiamo inventato noi il trasporto contenitori. Certo. Perché siamo stati i primi nel Mediterraneo, lo diciamo con un certo orgoglio. La prima nave porta container è stata la nostra, il primo container è stato esatto. Il nostro. È vero. Quindi non l'abbiamo inventato in assoluto, ma nel Mediterraneo sì. Per quanto riguarda il momento attuale, devo dire è difficile. È vero che riusciamo a reggere, ma perché come compagnia di navigazione magari riusciamo a sopperire a mancanze di traffico in un settore, combinando con traffici nuovi che magari cerchiamo di acquisire in altri settori. Però globalmente stiamo patendo la crisi, abbiamo un calo dei volumi, soprattutto lo stimiamo per il mese di maggio. Abbiamo avuto un certo calo ad aprile, dopo i primi tre mesi che sono stati molto buoni per noi, ma a maggio stimiamo un calo superiore. A maggio. Senta, Torici, però, dunque, è vero che soffre l'export soprattutto perché l'Italia purtroppo è stata ferma e quindi è stata bloccata, ma anche nell'import invece c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche area che lavora di più? Ma sa, per quanto poi qui dipende dai mercati a cui le singole compagnie si rivolgono, quindi noi come Tarros in realtà in questa fase abbiamo patito molto di più l'import, perché il lockdown che è partito da noi, è partito in Italia a marzo, ha bloccato le vendite per esempio di prodotti che noi importiamo o trasportiamo come Tarros, per esempio dalla Turchia o anche da altri paesi, non so, gli elettrodomestici, i mobili, la vendita di questi prodotti si è fermata del tutto o quasi, e per cui i produttori hanno smesso di inviarli, e i magazzini si sono riempiti ma poi sono rimasti lì, e quindi noi stiamo patendo di più l'import in questa fase, la mancanza di import. Ovviamente anche la chiusura delle aziende che esportano si fa sentire, ma è più la parte in import che sta patendo in questa fase per noi. Senta, dottor Ricci, Tarros è mai conosciuta in tutta l'Europa e anche. Voi avete dei traffici con l'Algeria, l'Egitto, Grecia, Libano, Siria, Malta, Marocco, Portogallo, Tunisia, Mar Nero. C'è qualche traffico nuovo che avete intenzione di lanciare, dottor Ricci? Sarebbe molto poter pensare a qualcosa di nuovo, e in effetti lo facciamo continuamente. Nel nostro piccolo noi serviamo, come ha ben raccontato lei, il Mediterraneo, un Mediterraneo un po' allargato dal Portogallo al Mar Nero, e quindi cerchiamo sempre nei limiti del possibile di seguire quello che i clienti ci offrono. È un pochino difficile in questo momento, perché tutti i paesi stanno soffrendo, cioè dico, l'industria dell'automobile da noi non se ne vendono, da noi non se ne producono, ma non si producono neanche in Marocco, non si producono neanche in Algeria e neanche in Turchia in questa fase, quindi il commercio in generale non inducono a fare investimenti in nuove linee in questo momento, però noi siamo sempre aperti a farlo, perché altrimenti... Senta. Dottrice, prima di concludere però bisogna dire una cosa, mi dia un segnale, guardiamo come si usa dire a volte, guardiamo se c'è una luce in fondo al tunnel, un segnale di ripresa, quando lei lo potrebbe intravedere? Ecco, perché mi ha detto che intanto maggio e giugno saranno ancora in sofferenza. Quindi... Sì, però noi stiamo già programmando una certa ripresa. Le faccio un esempio: noi abbiamo un servizio che per noi è un servizio storico e estremamente affidabile per i nostri clienti, che è il servizio Italia-Turchia.
che a partire da aprile e fino a oggi è stato rallentato da 4 partenze al mese, diciamo da una partenza a giorno fisso tutte le settimane a 3 partenze al mese, proprio per cercare di reggere dal punto di vista dei costi il minor volume. Però abbiamo proprio da oggi riorganizzato la partenza a partire dalla seconda parte di maggio di nuovo del servizio settimanale. Noi ci aspettiamo che tra fine maggio e giugno di avere una ripresa dei volumi, ecco. E stiamo già adeguando i servizi per accoglierla questa ripresa. Sento di dire, è preparatissimo, bisogna che gli faccia un'altra domanda perché mi è venuta così spontanea, perché leggo che per questi paesi c'è anche, più che altro però dall'Adriatico, che cosa che vi interessa un pochino meno, dei servizi camionistici. A questo per voi non ha che problemi dal Tirreno? Beh, i servizi camionistici sono servizi che comunque sono in competizione modale con noi e comunque portano merci che non possiamo portare noi. Questo è un dato di fatto, questi servizi sono in grande competizione. Io allora approfitto della sua domanda, se posso, se mi dà, mi concede questo tempo ulteriore, perché noi ovviamente siamo molto orgogliosi del nostro mestiere, del nostro lavoro, e lo siamo ancora di più in questo momento. Non so, penso che sia una cosa nota soprattutto agli addetti ai lavori, ma si sente molto parlare di, anche a livello europeo, questa commissione europea si sta configurando o vorrebbe configurarsi come una commissione che lancia il New Green Deal, per esempio. Ecco, il trasporto contenitore, anche soprattutto sullo short sea, è la modalità meno impattante a livello ambientale. Faccia conto che più o meno impatta la metà in termini di emissioni di CO2 rispetto a qualunque altra modalità. Benissimo, è benissimo. E difatti ne parlano tantissimo, ma credo che la Taros non avrà problemi per quando torneremo un momentino alla normalità, e speriamo presto, dottor Ricci. Allora, lei mi deve salutare tutti i suoi collaboratori della Taros, perché sono tutti amici carissimi, e io spero di venirla a trovare a Spezia, però. Ah, sarebbe... Così facciamo un'intervista a voce e ci stringiamo anche la mano. Sarebbe bellissimo, guardi, sarebbe un ottimo segno di ritorno alla normalità, perché altrimenti è stare sempre con queste, davvero. Grazie, dottor Ricci. Mi saluti il dottor Mauro Solinas. Senz'altro, lo farò senz'altro. La ringrazio molto. Grazie, arrivederci.